Quando abbiamo trattato le reazioni chimiche acido-base, le abbiamo sempre viste da un punto di vista molecolare. Accade però che molto spesso queste reazioni avvengono in soluzione acquosa e che pertanto diverse molecole si dissociano nei loro ioni. Ricordiamo che cos'è una dissociazione e ricordiamoci anche il concetto di elettrolita, cioè quelle sostanze che in soluzione acquosa si dissociano nei loro ioni. Prima di entrare nel merito dell'argomento, ricordiamo che per poter svolgere correttamente queste equazioni è necessario memorizzare bene i numeri di ossidazione ed inoltre memorizzare il più possibile gli ioni monoatomici negativi o gli anioni poliatomici negativi che vi riporto in tabella. L'equazione che esaminiamo è scritta in forma molecolare, però da un punto di vista formale dovrebbe essere scritta in forma ionica, in quanto a noi interessa sapere quali sono le sostanze che realmente hanno reagito nella reazione. Pertanto questa reazione verrà posta in forma ionica, successivamente in forma ionica netta e vedremo anche come si bilanciano le cariche elettriche. Quest'ultimo argomento è importante perché è propedeutico alle reazioni redox che vedremo nelle prossime lezioni. La reazione che vi propongo è quella tra l'acido nitrico, quindi un acido che reagisce con una base di idrossido di sodio per dare un sale nitrato di sodio più acqua. Questo sale è un sale solubile. Ho riportato anche l'ambiente di reazione e potrete notare che l'acqua che si genera è in forma liquida. Quindi procediamo allo svolgimento della equazione. Quindi l'acido nitrico è un acido che si dissocia nei suoi ioni, quindi H più NO3 meno. Ricordiamoci sempre che la somma delle cariche deve essere pari a zero, quindi un protone liberato. L'anione poliatomico ha una carica negativa, più Na, più che si dissocia quindi in Na più OH-. Questo è un sale solubile che andrà a dissociarsi nei suoi ioni, mentre l'acqua rimane tal quale perché sappiamo che si dissocia pochissimo. Arrivati a questo punto, cosa dobbiamo osservare? Osserviamo che, come è solito dire, vi sono alcune sostanze chiamate ioni spettatori in quanto non influenzano in alcun modo la reazione. Quali sono questi ioni spettatori? Lo ione nitrato che troviamo a sinistra e a destra e che possono essere tranquillamente eliminati. Troviamo lo ione sodio sia a sinistra che a destra, quindi può essere anche non considerato. Cosa rimane della reazione? Della reazione rimane questo, cioè che uno ione H più reagendo con un ione OH meno genera acqua. Questa è una equazione ionica netta, la quale ci dice che c'è stata una reazione di neutralizzazione e che quindi tutti gli ioni positivi liberati dall'acido e tutti gli ioni OH- liberati dalla base sono stati quindi neutralizzati tra di loro per dare origine ad acqua. Un'altra cosa che possiamo dire è questa. E la conoscenza anche dello svolgimento della reazione in forma ionica può
può essere utile quando, per esempio, ci troviamo di fronte a reazioni particolarmente complesse, per cui porla in forma ionica ci potrebbe permettere di andare a eseguire i bilanciamenti di massa e di carica in modo più semplice. Altra cosa da osservare è che i rapporti di reazione comunque erano tutti 1-1-1, per cui non abbiamo provveduto a un bilanciamento in quanto reazione già bilanciata. In queste reazioni ioniche nette, così come vige il principio di conservazione di massa, vige anche il principio di conservazione della carica. Che cosa osservo? Osservo che a destra l'acqua, quindi posta in questo modo, ha carica zero, quindi non presenta alcuna carica elettrica, né positiva né negativa. E quindi se troviamo un valore zero a destra, a sinistra deve esserci anche un valore zero, quindi la somma algebrica delle cariche mi deve dare zero. Infatti abbiamo più 1 dello ione H più meno 1 dello ione H meno, quindi le cariche si sono anche neutralizzate. Passiamo a un'altra reazione chimica. In questo caso stiamo facendo reagire il carbonato di sodio con idrossido di calcio in soluzione acquosa, la quale darà origine al carbonato di calcio, che è un sale insolubile che precipita più idrossido di sodio. È evidente che nella formazione dei sali è necessario individuare quei sali poco solubili indissociati e che per cui, e perché pertanto quando lo andiamo a porre in forma ionica netta devono comparire nella reazione. Osserverete anche che il carbonato di calcio viene espressa come una sostanza solida. Procediamo in questo modo. Possiamo bilanciare la reazione prima di porla in forma ionica o bilanciarla successivamente. Poiché abbiamo già visto come si bilancia, procediamo alla determinazione della forma ionica e poi passeremo a quella netta. In questo caso, il carbonato di sodio è un sale che si dissocia in acqua e quindi diventerà 2 atomi di sodio Na più lo ione carbonato. Osservate due cariche positive derivanti dai due sodi, due cariche negative derivanti dallo ione carbonato. Qui anche il calcio si dissocia. Ricordiamoci che il calcio è stato in ossidazione sempre più 2, quindi si dissocia l'idrossido di calcio in Ca più 2 gruppi ossidrilici. Anche in questo caso le cariche sono bilanciate. Il carbonato di calcio verrà scritto tal quale, perché è un composto che precipita in soluzione acquosa. L'idrossido di sodio è un elettrolita forte che si dissocia completamente in Na più OH-. Determinata la forma ionica, provvediamo ad eliminare quelle sostanze che, ripeto, non influiscono sulla reazione. Queste sostanze vengono chiamate, come detto prima, ioni spettatori. Quindi possiamo eliminare il sodio, possiamo andare a eliminare i gruppi ossidrilici e cosa ci rimane dalla reazione? Dalla reazione ci rimane che Ca, lo ione calcio, reagendo con lo ione carbonato, ha dato origine al carbonato di calcio, quindi che è un solido che precipita. La reazione è comunque in questo caso perfettamente bilanciata, quindi le masse, le cariche, ci accorgiamo, come detto in precedenza, zero cariche a destra, e quindi a sinistra devono essere anche la somma algebrica 0, quindi più 2 del calcio meno 2 del carbonato
la somma è 0. Passiamo a un'ulteriore reazione, che è quella tra sempre carbonato di sodio che reagisce con acido cloridrico per darmi NaCl più acido carbonico. Questa reazione l'abbiamo già vista precedentemente e ricordiamoci che l'acido carbonico si dissocia in acqua più CO2. Quindi riprendiamo la nostra dissociazione, quindi abbiamo due atomi di sodio, quindi 2 Na più CO3 meno cariche più H più Cl meno. Il sale si è dissociato completamente in Na più Cl meno, e in questo caso, ripeto, l'acido carbonico si dissocia in acqua più CO2, quindi che rappresentiamo come una freccia, quindi questa sostanza è uno stato gassoso. Quindi questa è l'equazione ionica. Adesso provvediamo a determinarla in forma netta, quindi possiamo eliminare gli ioni sodio e possiamo eliminare gli ioni cloro. Ripeto, potevamo anche bilanciare prima, però visto che abbiamo imparato a bilanciare, andiamo direttamente alla forma ionica. Quindi che cosa mi dice questa reazione? Mi dice che facendo reagire lo ione carbonato in presenza di acqua, quindi ione H+, otteniamo H2O più CO2. Questa è l'equazione netta. Cosa andiamo a vedere per quanto riguarda le cariche? Qui non abbiamo alcuna carica, né con l'acqua né con la CO2. A sinistra abbiamo due cariche negative e una carica positiva, quindi sarà sufficiente inserire un 2 di fronte all'idrogeno, quindi abbiamo bilanciato sia le masse, quindi 3 atomi di ossigeno, 3 atomi di ossigeno, 2 di idrogeno, 2 di idrogeno, e abbiamo bilanciato anche le cariche. Alleniamoci in questi esercizi perché sono importanti per quanto riguarda il discorso relativo alle redox. Passiamo a questa reazione. Questa reazione mi dice che il cromato di sodio, reagendo con acido solforico, dà origine a bicromato di sodio più solfato di sodio più acqua liquida. Qui non abbiamo alcuna precipitazione, quindi le sostanze si andranno a dissociare completamente in soluzione acquosa, eccetto l'acqua. Procediamo alla determinazione della forma ionica, quindi sempre 2 di Na più CrO4 meno, ricordiamoci sempre le cariche, l'acido solforico si dissocia completamente in 2H più SO4 meno, il bicromato di sodio si dissocia in 2 di Na più CR2O7 con due cariche negative, il solfato di sodio si dissocia in 2 Na più SO4 meno, l'acqua rimane invariata tal quale. Bene, anche qui abbiamo evitato di bilanciare precedentemente le masse e passiamo direttamente alla espressione della reazione in forma ionica netta. Quindi cominciamo a eliminare gli ioni spettatori, per esempio il sodio, quindi poi lo ione solfato che non interessa in alcun modo, quindi i sodi, vedete, sono due a sinistra, due moli a destra e altre due moli, però ripeto, le possiamo eliminare tutte perché sono ioni che entrano in soluzione, quindi non partecipano alla reazione ionica netta. Quindi cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere in questo modo correttamente
che lo ione cromato più 2H più darà origine allo ione bicromato più acqua. Quindi questa non è altro che la forma, diciamo, ionica netta. Vediamo adesso un attimino le cariche. A destra abbiamo due cariche negative dello ione bicromato, mentre a sinistra troviamo due cariche negative e due cariche positive, quindi avremo come valore 0 e valore meno 2. Quindi, siccome è necessario avere lo stesso numero di cariche sia a sinistra che a destra, andiamo anche a bilanciare la reazione mettendo un 2 davanti al cromo, in questo modo, allo ione cromato. In questo modo cosa abbiamo eseguito? Un bilanciamento delle masse, quindi 2 di cromo, 2 di cromo, poi abbiamo 8 di ossigeni e 8 di ossigeni e 2 di idrogeni. Quindi in questo caso avremo 4 cariche negative, quindi meno 4 più 2 uguale a meno 2. A destra abbiamo anche meno 2, quindi abbiamo bilanciato anche le cariche elettriche. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Qualsiasi, se avete dubbi o perplessità, potete anche scrivere sul mio sito, io provvederò eventualmente a dare ulteriori spiegazioni. Se vi è piaciuta la lezione, iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.